dire fuoco non si sa mai. Allora Giuliano Coratti vuole incendiare questa sala Cariati, che però è bella, insomma, secondo me. Non vale la pena. Ma no, io devo lasciare stare. Però Giuliano Coratti, allora. Tra l'altro ha un'acustica bellissima questa sala. Sì. Bene, bene, sono contento. Così, ti piace? Ti devo dare questo dato inutile, però. Tento. L'ho rilevato. Abbiamo apprezzato. Allora, io farei entrare, prima di chiudere l'incontro con Flavio, se permetti, non so, 10 minuti divaghiamo, vediamo se scherziamo e possiamo. Sì. Farei entrare intanto Giuliano Coratti, Fabrizio Furletti e Stefano Marinucci. Chiedo loro i tempi, perché qua c'è sorpresa nella sorpresa. Chiedo loro che tempi abbiamo, ben arrivati sul palco. Allora, ditemi che tempi abbiamo di servizio, così poi facciamo una intervista con voi doverosa, perché è guarda gusta godi, per cui prima ascoltiamo le storie del gusto e poi gustiamo insieme agli artisti e poi facciamo la gran chiusura con Flavio. Dunque, i tempi di servizio, Giuliano, quali sono? Mezz'ora. Ah, abbiamo mezz'ora ancora. Sì, mezz'ora, sì. Ma Fabio, ce la fai mezz'ora ancora? Ci devi... No, vabbè, ce la gestiamo. Facciamo mezz'ora? No, facciamo... Dove fare? No, no, facciamo un quarto d'ora con loro e poi una gran chiusura con Flavio. No, no, va bene. Ma, intanto tu posso intervistare? C'è l'acqua, si scioglie. No, no, prego. No, allora, facciamo così. Improvvisazioni gastro musicali catartiche. Alle professioni gastro impazzito. L'impazzimento anche scritto. Ah, pensavo fosse impazzimento. Un'improvvisazione abbastanza riconosciuto e riconoscibile, però era il sottotitolo del nostro incontro. Improvvisazioni gastro musicali catartiche. Meraviglioso. Catartiche, vediamo. Certo, bellissimo. Non scherzo. Gastro. Andiamo alla parte gastro. Allora, Giuliano Coratti, artista del gusto di San Sebastiano. Produce gelati dal lontano 1968. Anche Flavio ha raccontato la sua storia. Adesso prendiamo le diapositive, abbiamo un paio d'ore e ci gustiamo la storia di Giuliano. Non scherzo. No, no, basta pochi minuti con Giuliano. Giuliano condensa la sua storia in pochi minuti. Giuliano Coratti ha rilanciato un locale storico a Senso Maggiore, che è la Gelateria Fontana. Oggi l'erede è Fabrizio Furletti, sì, che abbiamo qui. E potete prendere gentilmente questo microfono, così conduciamo l'intervista. Fabrizio, prendivo... E Stefano Marinucci è un amico di entrambi, è uno chef romano che ha dei legami con Senso Maggiore, grazie all'amicizia soprattutto con Giuliano Coratti. È anche una bella storia che raccontiamo in pochi istanti, ma che poi gusteremo invece qualcosa di più di pochi istanti. È campione del mondo di cucina creativa. Allora, io vorrei sapere, partendo da Giuliano, che cosa avete preparato per il pubblico di Mangia Cinema questa sera, perché noi abbiamo annunciato, e poi davvero parli tu, un gelato che si chiama Vesuvio. Sì, abbiamo fatto questo gelato con la merenga all'italiana, praticamente adesso lo vedrete quando noi lo facciamo vedere sul passaggio lì dalla pedana, e verrà, cioè, un po' di show, tanto per... è un vulcano, che il vulcano di Napoli è spento, noi lo accendiamo. Ok, lo accendiamo. Noi abbiamo fatto questo gelato. Noi abbiamo fatto il gelato. E il supporto in questo tuo lavoro, tu sappiamo che sei un artista, avevi creato in passato in Giappone un gelato a forma di Fujiyama, sì, ho fatto una roba enorme, al Prince Hotel di Tokyo ho fatto il gelato Fujiyama, un tipo di gelato che stasera lo vedrete qua. E poi qui, esplosione dei gusti napoletani, sì, all'interno del gelato Vesuvio. Raccontaci che tipo di lavoro hai fatto in laboratorio oggi con Fabrizio e con, sì, Stefano. Abbiamo fatto il gelato al limoncello, dato che il tema era su Napoli, abbiamo fatto il gelato al babà e abbiamo fatto la pastiera napoletana. Abbiamo fatto tre gusti, diciamo, che richiamano la serata. Limoncello, babà e pastiera. Sì, che poi li abbiamo messi dentro in questi due gelati, che sono gelati con il Vesuvio. Allora, chi guida lì quando si crea? Insomma, vabbè, il maestro e... No, no, abbiamo fatto esperienza. Abbiamo fatto insieme. Avete fatto insieme? Insieme. Bella questa cosa, mi piace. Tutti insieme, appassionatamente. Dunque, Giuliano Coratti, Fabrizio so che tu parli poco. Fabrizio non parla, però c'è il lavoro. Io sono il braccio. È il braccio, è l'esecutore, insomma, però Fabrizio lavora in Fontana. Ha imparato alcuni segreti per fare il gelato da Giuliano.
Giuliano ha anche una storia, adesso non riusciamo a raccontare davvero tutta, ha insegnato a fare il gelato italiano nel mondo per aziende importanti, per aziende italiane. È una cosa su Stefano, cioè, questa no, vittoria Stefano, è cioè, anche più di una cosa, però insomma, Stefano ci fa un omaggio. Sì, Stefano è campione del mondo della cucina artistica. A parte la cucina artistica, Stefano, adesso spieghi tu qualcosa. Bene. Allora, grazie intanto per questa bellissima serata, quindi sempre un piacere stare qui a Salso Maggiore, in un palcoscenico secondo me molto importante, avrebbe più necessità di essere conosciuta, visto il patrimonio enogastronomico che poi sposa questa bellissima città. Di fatto con l'amicizia con Giuliano già il quinto anno, quindi lo spesso vengo a trovare, ci confrontiamo su tantissime ricette e il maestro mi aiuta in questo anche nel mondo del gelato. Quindi stasera faremo questa bellissima presentazione, abbiamo unito la forza in tre e quindi vediamo quello che succede. Era quello che diceva chi fa da sempre per tre, ma era l'unione fa la forza, io non lo so fare, ma la servita. L'unione in questo caso fa la forza. Allora, io vi ringrazio davvero, fra 10 minuti arriva il gelato, facciamo il gran finale con Flavio Reglio e vediamo, siccome Flavio Reglio ama sorprenderci, attenzione. Lei non si deve, scusare perché facciamo parte della stessa cosa e poi soprattutto perché io aspetto con ansia il vostro carattere. È vero che magari si può godere più o meno di quello che racconto io, ma si gode anche di quello che proponete voi. Grazie. È solo un piacere. Gran finale, Flavio Reggio, e poi arriva il gelato. Stavo guardando appunto un po' qua e là ancora su questo libro, perché è un libro che ha il suo perché, nel senso che non è che non sono quei libri che devi leggere dall'inizio alla fine, no? Sono libri che tu puoi prendere, aprire a caso e leggere qualcosa. Proprio perché io ho sempre amato la scrittura breve, l'aforisma, l'epigramma, sono forme di scrittura breve. L'aforisma è la forma di scrittura in prosa, un parente stretto. Anzi ristretto della parola, mentre l'epigramma è la forma poetica, no? E ci sono delle cose, per esempio, ho trovato questa pagina, dice dialoghi dei minimi sistemi, giusto per contrapporsi ai massimi sistemi di Galileo, no? Persone che chiacchierano, uno dice all'altro. Ho fatto un pranzo di 30 secondi, così in fretta, mica tanto, ci sono volute 7 ore per mangiarli tutti. Papà, perché il libro si chiama libro e non si chiama imbecille? Perché altrimenti tu saresti un libro, figlio. Ho visto una scena impressionante, c'erano due che scuotevano la testa. Beh, cos'ha di impressionante questa scena? È che ognuno scuoteva la testa dell'altro. Lei si intende di titoli? Certo, me ne dicono di tutti i colori. Ho preso un profumo, Sahara, spray? No, il polvere. Mi occupo di trapassi, altro. Lavoro in tribunale? No, faccio il killer. Cosa fai nella vita? Scatto. Fotografo? No, irascibile. Il giornale è un giornale la cui testata ribadisce il concetto per quei cretini che non hanno ancora capito che il giornale si chiama giornale. La ridico? Non è sbagliato. La Chiesa ha raccolto le firme per il referendum. Tasse. Tutto è perduto fuorché l'onere. Giuramento della polizia, ricordati che sei celere e celere ritornerai. Casa e filosofia, rogito ergo sum. Prostitute manzoniane, sode a destra un asquillo che tromba. Garibaldi beve un quarto di Marsala e andò a mille.
Silvio Pellico e l'affitto, le mie pigioni. sono giochini, no, carini, hanno loro perché. Ho visto una moschea con le zanzariere. Il canguro raffinato fa solo salti di qualità. Nico e Tina si sono separati, un matrimonio andato in fumo. Abbiamo fatto Trento, facciamo Trentino. Quella ballerina ha molta esperienza, viene da una notevole gavotta. Beh, questa è bellissima, io l'ho sempre trovata bella, ma probabilmente diverte solo me. Non sono ferrato sui cavalli. La televisione a 16 pollici è stata messa all'indice dall'uomo medio. Cannibale scozzese non mastica l'inglese. E per concludere, leggo un giorno. Tra i due litiganti il terzo gode. Perché gode il terzo? Cosa sta facendo il terzo mentre gli altri due stanno litigando? E se il terzo gode, l'eterno secondo non gode mai? Oppure il terzo gode perché si accontenta? Ma perché si accontenta uno che è terzo? Certo. Giocare a calcio è bello, forse sarà perché in quei momenti ci sembra di ragionare con i piedi, il che è già un progresso per gente come noi abituata a ragionare col culo. Era sempre avvolto nei suoi pensieri, sempre avvolto nei suoi problemi, era così avvolto che lo chiamavano l'avvoltoio. Era un infingardo, ma non trovava una finga neanche a pagarla a peso d'oro. Era un volto tra la folla e la gente si chiedeva: ma come cazzo ha fatto a lasciare a casa tutto il resto? Era un uomo noiosissimo. Una volta andò alla Scala e si addormentò all'orchestra. Era sordido, non ci sentiva un cazzo. Ricordo la prima volta che ho fatto l'amore, è stata un'esperienza unica. Purtroppo è rimasta un'esperienza unica. Si dava al mercato grigio perché non riusciva a essere disonesto fino in fondo. Ora, c'è molto, sono cose a volte molto sottili, no? Umoristiche più che meno comiche. L'umorismo è una forma più leggera. Stanno arrivando? Stanno arrivando. Sì, qui stanno parlando un po' tutto. Allora chiudiamo sulla leggerezza? No, beh, c'è una differenza sostanziale, no, tra l'umorismo e la comicità. La comicità ti fa, l'umorismo ti fa sorridere, no? E la comicità invece ti dà un colpo magari differente, perché l'umorismo parla più alla testa, magari la comicità parla più alla pancia, no, come si dice. Quindi, se io sto tirando tardi... Un minuto per la differenza tra l'umorismo e... No, no, era solo questa, una sottolineatura. A questo punto chiudo con questa poesia. E così almeno abbiamo visto un po' anche altre cose. Una bella poesia, una Fabio Aurelio per il pubblico di Mangiacinema. Tra l'altro per la serata va benissimo. Si intitola Pioggia. Perfetto. Piove, piove, piove. Piove sui prati, piove sulle ruole, piove sempre. Da quando ho messo le tende da sole.
grazie. Flavio Aurelio, ridendo e scherzando. Grazie. È a disposizione per le dediche, per gli autografi, per il libro CD, vedendo scherzando, 30 anni on stage, abbiamo aggiunto noi Gustando, non c'è nel libro che acquistate. Gustando, terminiamo ora, a Flavio c'è, Flavio Gustando, Gustando insieme a noi e noi e abbiamo gustato e continuerà col gelato e noi abbiamo gustato questo fantastico incontro con Flavio Aurelio. È stato grazie, un piacere che arriva il gelato del Dubbio, grazie mille, grazie. È proprio l'eruzione insieme alla figli. Rimaniamo seduti al tavolo, nel frattempo però si può acquistare il libro, quello è consentito, si può acquistare il CD, il cofanetto, a tiratura limitata, autografato, ormai pochissimi esemplari, autografato da Flavio Aurelio. E poi fai anche dedica su dedica, visto che hai già... Certo. Dedica su dedica. Quando hai detto...